parlare delle conseguenze del crollo del Ponte Morandi su quello che è il nostro sistema di infrastrutture, ci ha raggiunto in studio Michele Dell'Orco, che è il sottosegretario ai trasporti. Buongiorno e grazie per essere ospite a Rai News 24. Questa mattina sulla Repubblica abbiamo letto dell'apertura di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia e Autostrade, relativamente al possibile ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale del gruppo. Volevo chiederle se, secondo lei, questo può fermare il governo sulla revoca della concessione alla società Autostrade. No, assolutamente, come abbiamo dichiarato, stiamo procedendo appunto con la procedura di revoca, che ovviamente non sarà immediata ma durerà mesi, perché naturalmente dopo la nostra istanza ci saranno le controdeduzioni di Autostrade per l'Italia, ci saranno nuove nostre istanze, quindi un procedimento che non sarà immediato, ma quella è la strada e sicuramente non torneremo indietro. E non è neanche legata la procedura di revoca ad eventuali fondi e risarcimenti che darà Autostrade per l'Italia. Quei risarcimenti per la ricostruzione del ponte è il minimo che Autostrade per l'Italia, che doveva garantire la sicurezza su quel ponte, debba rimettere i soldi per la ricostruzione. Ma aggiungo anche, non solo per la ricostruzione, ma anche i risarcimenti per quei cittadini, quegli sfollati che sono fuori di casa, e penso anche ai parenti delle vittime e a tutto il danno subito dalla città di Genova. Per quel che riguarda invece l'ipotesi di una nazionalizzazione di Autostrade, sempre nella intervista di questa mattina Castellucci lascia intendere che in caso della scelta per la nazionalizzazione si dovrà rispondere ai criteri regolati da contratti e Costituzione. Abbiamo sentito nei giorni scorsi il vice premier Di Maio ribadire che la nazionalizzazione è l'unica soluzione, mentre invece il ministro dei trasporti Toninelli ha detto che bisognerà valutare caso per caso. Le chiedo, il governo va in quella direzione? Bisogna nazionalizzare Autostrade S.p.A.? Quella intanto è la direzione, ovviamente stiamo valutando i contratti in essere, le concessioni firmate dai precedenti governi assurdi che danno una garanzia di remunerazione alle compagnie autostradali di oltre il 7%, questa categoria di imprenditori a rischio zero, tra l'altro l'abbiamo inventata in Italia, non esiste da nessuna parte del mondo, quindi l'idea è procedere in quel senso. È ovvio che quando sento Castellucci che parla di nazionalizzazione non è una strada da percorrere, io penso che debba Autostrade per l'Italia abbassare la cresta. Deve essere chiaro un concetto, che da oggi non comandano più le grosse aziende private ma comandano i cittadini tramite lo Stato. Quindi sarà lo Stato che dovrà prendere le decisioni più opportune per la sicurezza pubblica e in generale per la ricostruzione del territorio genovese. Quindi a loro compete eventualmente dare e risarcire i soldi per la ricostruzione, allo Stato compete prendere le decisioni su nazionalizzazioni e continuare, come stiamo facendo, sulla revoca delle autostrade. Quanto potrebbe costare nazionalizzare? Ovviamente stiamo valutando il costo, è un percorso che non è semplice, durerà del tempo, perché la revoca che abbiamo avviato riguarda non solo il tratto della 10, ma riguarda la convenzione unica firmata da precedenti governi nel 2007, e quindi stiamo parlando di oltre 3.000 chilometri autostradali. Una situazione non semplice, per questo la revoca non coincide per forza con la nazionalizzazione. Una volta fatta la revoca ci sono varie strade, si può decidere per una gara, si può decidere di percorrere la strada di ANAS oppure un'eventuale nuova società tramite lo Stato. Quello si valuterà e, come ha detto Toninelli, valuteremo in base ai contratti, in base al tempo che ci vorrà, ovviamente adesso è ancora prematuro. Lo sentivamo dalla nostra inviata a Genova, l'incontro ieri tra il governatore Toti e Renzo Piano, che ha portato un progetto, un render per la ricostruzione del ponte Morandi, e quest'oggi su Facebook Toti propone una roadmap che dice: società Autostrade apre il cantiere, paga i conti, Fincantieri costruisce, Renzo Piano regala il disegno del ponte. Secondo lei è questa la roadmap da seguire? Allora, intanto il progetto di Renzo Piano non l'ho visto, dicono tutti che è molto bello e ovviamente sarà valutato, ma io non sono un ingegnere, comunque mi fido. Per quanto riguarda chi ricostruirà il ponte, l'abbiamo chiarito, è un paradosso che a ricostruirlo sia Autostrade per l'Italia, cioè quello che doveva garantire la sicurezza quando c'è un ponte crollato e 43 vittime. Quindi dovrà essere una società controllata dal pubblico, dovrà essere Fincantieri insieme a Cassa Depositi e Prestiti, questa è la direzione che abbiamo tracciato. Parallelamente stiamo anche facendo un cosiddetto piano Marshall sulla sicurezza di tutte le infrastrutture italiane, a partire dai ponti, dalle strade e dalle dighe. Abbiamo chiesto tramite i provveditorati locali
intanto a quei concessionari, perché hanno una concessione affidata dallo Stato, di farci una relazione, una perizia tecnica tramite degli ingegneri per indicarci se ci sono altre criticità, altre emergenze, altri ponti che rischiano di crollare. Dopo i concessionari ovviamente passeremo anche a tutti i comuni per cercare di fare quantomeno una mappatura generale dell'Italia, cercare di mettere in sicurezza, ovviamente insieme ai gestori a cui compete garantire la sicurezza, appunto la ricostruzione o comunque manutenzione ordinaria o straordinaria dove è necessaria sulle varie strade e ponti italiani. Quindi si sta facendo una graduatoria, diciamo, di quelle che possono essere le priorità di intervento sulle nostre infrastrutture. Quanto lo Stato investirà in questo? Si sta facendo appunto un'analisi delle priorità. Voi immaginate ad esempio il pronto soccorso con i vari codici. Noi stiamo cercando di individuare dov'è un codice rosso. Quindi penso situazioni come il ponte crollato di Genova, potenziali situazioni, mi auguro che non ce ne siano. Però valuteremo e vedremo che perizie tecniche ci invieranno i concessionari, dove c'è un codice arancione dove c'è da fare una manutenzione straordinaria, un codice giallo dove c'è da fare una manutenzione ordinaria, perché non si tratta solo della staticità dei ponti. Io penso a Acqualunga, un bus con 40 persone a bordo, andato giù da un ponte che ha sfondato un guardrail nel 2013, quindi a volte anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle barriere ai lati delle strade, molto importanti. Intanto chi ci metterà i soldi? Nel caso come dei concessionari, come è stato Autostrade per l'Italia, la sicurezza e i soldi devono essere messi dai concessionari, questo lo voglio ben chiarire. Per quanto riguarda invece le infrastrutture di sola competenza degli enti locali, che sicuramente non abbondano di soldi, faremo una valutazione per fare uno stanziamento. È ovvio che la priorità, a mio personale avviso, adesso e nelle prossime settimane, non è stanziare fondi per nuove grandi opere, ma è stanziare fondi per le infrastrutture già esistenti. Grazie, grazie al segretario Michele Dell'Orco per essere stato ospite a Rai News 24.